Good morning, children. How are you doing? In this lesson, we are going to check the exercise about the verb can. It's a very important verb, so listen to me carefully. Allora, l'esercizio consisteva nel leggere attentamente il testo, poi tradurre le domande e rispondere alle domande. La lettura del testo è un aspetto fondamentale di questo tipo di esercizi per due aspetti. Primo perché all'interno del testo bisogna trovare le informazioni per le risposte e poi leggendo il testo si familiarizza e si fa pratica con il modo in cui bisogna scrivere ed esprimersi in inglese, perché spesso all'interno della frase le parole o le espressioni hanno una posizione diversa rispetto all'italiano, quindi più si legge e meglio è, si assimila meglio la scrittura inglese. Allora, proviamo a leggerlo adesso. Hi friends, my name is Mike. I'm 14 and I live in a small city near London. I love sport. I can play volleyball, football and ski. I go to the swimming pool on Saturday. I can swim very well. I can ride a bike too. But I can't play the piano and ride a horse. My sister Isabel is 13. She can make cakes. I love her chocolate cake. She can swim and ride a bike. Isabel can't ride a horse and she doesn't like dancing. She can't do it. Allora, passiamo alle domande. Quando facciamo le domande col can, dobbiamo ricordarci che can rientra nella categoria di verbi della quale fanno parte anche to be, essere e to have got, avere. Cioè quei verbi che non hanno bisogno dell'ausiliare do. Perciò, quando si fa una domanda, bisogna invertire la posizione del verbo, del soggetto del verbo. Prima il verbo e poi il soggetto. Perciò, le domande, pensatele sempre con sa Marco sciare, sa Isabel ballare. In questo caso, seguendo l'ordine, è molto più facile strutturare la domanda in modo corretto. Questo è un errore molto diffuso da parte di noi italiani, quello cioè di fare delle domande con il can, utilizzando la forma affermativa anziché interrogativa, quindi molti italiani chiedono, anziché voler dire can you swim, dicono you can swim, senza pensare che il significato della frase è completamente diverso. Allora, perciò, sempre sa come prima parola, il verbo can non cambia per le persone, per ogni persona è un verbo semplicissimo, can da I fino a they, perciò can Mark ski. Andiamo a trovare le informazioni all'interno del testo. I can play volleyball, football and ski. Quindi la risposta sarà affermativa. Yes, he. Sostituiamo il nome proprio con il pronome. Can. Stop. Non è necessario aggiungere altro. Non è un errore se dicessimo yes, he can ski, ma in questo caso la risposta non sarebbe short. Gli inglesi a una domanda del genere risponderebbero proprio in questo modo. Yes, he can. Stop. Isabel sa ballare. Stesso ordine. Can Isabel dance? Vediamo qua. She doesn't like dancing. She can't do it. Non lo sa fare. Quindi forma negativa, no? She can't. Mark e Isabel sanno andare in bicicletta. Can Mark and, diciamo sempre la congiunzione, la prima volta leggo degli esercizi con Mark e Isabel. Can Mark and Isabel ride a bike? I can ride a bike, dice Marco, e parlando Mark, parlando di Isabel, dice she can swim and ride a bike, perciò la risposta sarà affermativa. Yes, they, pronome, can. Sostituiamo i due nomi con il pronome. Mark sa suonare il piano. Can Mark play the piano? No, he can't. Isabel sa preparare le torte. Can Isabel make a cake? Yes, she can. E infine, Mark e Isabel sanno cavalcare. Can Mark
and Isabel ride a horse? No, they cut. Tutto qua, è molto semplice. Bisogna sempre fare attenzione quando si fa una domanda a invertire il soggetto e il verbo, quindi partire dal can e poi mettere il soggetto. C'è una discrepanza tra il nome Mike e Mark, però alla fine cambia poco. L'importante era saper strutturare bene le domande e le risposte. Quindi questa è la correzione dell'esercizio di oggi, spero sia andata bene. Noi ci sentiremo domani per un nuovo argomento, una nuova lezione. Bye!